Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 7 aprile è la Domenica della Divina Misericordia ed è la giornata internazionale della torta al caffè. Già le generazioni dei nostri nonni hanno saputo apprezzare la tradizione del caffè e torta e non sappiamo da quanto tempo esista questa usanza nella forma in cui la conosciamo. Quel che è certo è che il caffè arrivò in Europa all'inizio del XVII secolo. Poco dopo sono state aperte le caffetterie, prima in Italia e successivamente anche in altri paesi. Il primo caffè in Germania fu aperto a Brema nel 1673. Le caffetterie iniziarono presto a servire questa bevanda calda, leggermente amara, accompagnata a dolci. Questo abbinamento riscosse così tanto successo che la gente iniziò a servire caffè dolci come intermezzo anche a casa, quando nel XIX secolo il bicarbonato di sodio e il lievito divennero disponibili, si poterono preparare magnifiche torte anche nelle cucine di casa. Ed ecco che i due elementi si fusero, appagando completamente i gusti. Oggi è anche la giornata nazionale del cioccolato di Modica. Tra i nati oggi annoveriamo Francis Ford Coppola, 1939, Russell Crowe, 1964, Ezio Greggio, 1954 e Gianluca Grignani, 1972. Tra gli scomparsi ricordiamo Henry Ford, 1947.